Siano lodati Gesù e Maria. Come ho approfondito nell'omelia di ieri sera, fratelli e sorelle carissimi, oggi la Chiesa pone all'attenzione dei fedeli un tema un po' delicato, non tanto bello, perché è il rifiuto dei profeti che il Signore invia misericordiosamente, con tanta bontà al suo popolo. Nella prima lettura abbiamo visto la storia del profeta Ezechiele che viene mandato da Dio in mezzo a un popolo ribelle dal cuore indurito, e non sarebbe stato ascoltato il profeta Ezechiele. Nel Vangelo abbiamo ascoltato invece le difficoltà che Gesù ha trovato proprio a Nazareth a causa dei pregiudizi dovuti dal fatto che lo conoscevano fin da quando era bambino. Questo è il figlio di Giuseppe, e lì Gesù lo stesso non ha potuto, ci spiegano proprio, dice il Vangelo, non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malapericoli. Cosa significa questo? Significa che il rifiuto e la chiusura dell'uomo lega le mani a Dio, paralizza il Signore. Dio vorrebbe farci tante cose buone, non ce le può fare perché l'uomo non lo vuole. È un brutto messaggio, purtroppo, però è drammaticamente vero. E oggi volevo prevedere la seconda lettura, perché la seconda lettura sembra non avere nessun legame con le altre due, ma in realtà ce l'ha. Perché sapete cosa dice la seconda lettura? Perché l'uomo non vuole il Signore, non lo accoglie, non lo riconosce? Perché, riprendiamo un attimo il testo, no? San Paolo dice, un'espressione misteriosa, affinché, attenzione, io non monti in superbia, è stata data alla mia carne una spina, è stata messa una spina qui, e dice un infiato di Satana per percuotermi. Chissà, perché io non monti in superbia, quindi c'ha una spina nella carne, un inviato di Satana per percuoterlo. Poi continua. Allora io, a causa di questo, per tre volte ho pregato al Signore che lo allontanasse da me. Dice, io il messo di Satana non ce lo voglio vicino a me, questa spina è nella carne, non la vorrei, la togli per favore. Che gli ha risposto il nostro Signore? Io non tolgo niente a nessuno. Mi ha detto, ti basta la mia grazia. Attenzione, la mia grazia, la mia forza, infatti la mia forza si manifesta nella tua debolezza. E San Paolo conclude il passaggio, la sua, questo periodo, questa affermazione: quando sono debole è allora che sono forte. Papa Francesco vuole che l'omelia siano brevi, sono breve come sempre, però questo può stare fino a stasera a commentare. Allora, che cos'è questa spina nella carne? Problema numero uno. Fin dai tempi di Sant'Agostino, che era proprio sicurissimo in questa esegesi, gli interpreti hanno attribuito a questa spina nella carne questa caratteristica. Era una tentazione impura, proprio senza peli sulle lingue. San Paolo, attenzione, che prima di dire queste cose lui racconta che aveva visto in estasi il nostro Signore Gesù Cristo, che era salito fino al terzo cielo, e aveva avuto delle grandissime esperienze straordinarie, era un grandissimo apostolo, stava andando in giro per il mondo predicando il Signore, capite? Dice, perché non c'è? E io, San Paolo, mi ritrova come i bambini a dover combattere contro le tentazioni impure in una maniera talmente forte che quasi quasi mi sento, è una cosa strana secondo me, no? Voi sapete che cosa è successo a San Francesco d'Assisi due volte nella vita? Che sta lì, conoscete la vita di San Francesco? Una volta è stato tentato di brutto, che capite, siete tutti quanti grandicelli, credo con me, cioè avvertendo le sensazioni incontrollabili che avvertono i maschietti quando li prende il demone della lussuria, e non riuscì a controllarsi. Sapete che ha fatto? Stava sul Monte della Verna. Già non è che era molto vestito, che c'aveva addosso il saio e i sandali, si è tolto pure quelli e si è rotolato lungo in mezzo alla neve. È storia questa qui, volete leggere la vita di San Francesco. Poi non è successo un'altra volta, questa volta stava a Assisi, potete andarlo a vedere ancora, si è andata alla Porziuncola, alla basilica dove c'è sta la chiesetta dove il francescanesimo è nato. Altra tentazione, sempre violentissima. San Francesco dice, ma sapete, San Francesco sta a fare penitenza tutti i giorni. San Francesco pregava dalla mattina alla sera, capito? Dice, ma come? Manco questo è esente da questa mente? No, manco quello è esente.
una tentazione talmente violenta che si è buttata in mezzo a un fascio di rovi e se andate ad Assisi, quei rovi si sono trasformati in rose, si possono ancora vedere, il roseto è ancora vivo. Perché il Signore ha permesso queste cose? Perché sia San Paolo che San Francesco devono sempre ricordarsi che tante grazie che hanno ricevuto, le hanno ricevute da Dio, ma se Dio li lascia a se stessi, li priva del suo aiuto, sono dei poveri peccatori e dei poveracci come tutti gli altri, né più né meno. San Francesco stava sempre a dire in giro, c'è un altro aneddoto, l'ho raccontato infinite volte, però purtroppo queste cose sono importanti, diceva frate Leone, dice, io sono il più grande peccatore della terra. Una volta, due volte, tre volte, quattro volte, un giorno frate Leone gli dice, senti un po', tanta francese, abbi pazienza, insomma, no? Io capisco l'umiltà, ma qua mica possiamo dire uccidere. Tu mica sei un delinquente, tu mica sei uno stupratore, un assassino, un ladro, cioè, ti ha pregato la mattina e la sera, ma che peccatore sei? E lui dice, sì, frate Leone, io grazie a Dio queste cose non le faccio, ma non le faccio grazie a lui, non grazie a me. E se il nostro Signore non mi avesse dato tutte le grazie che mi ha dato, io sarei peggio del peggiore dei criminali del mondo. Lui lo diceva essendo convinto, non tanto per dirlo, capite? Così tanto per farsi bello, diceva, hai visto quando sono unghie, le dico io sono... No, non ci credeva veramente. Allora, domanda, perché le persone non vogliono il Padre Eterno? Quanti siamo in messa oggi? Quanti siamo in questa disunità oggi? Io faccio sempre, sto sempre zitto, faccio sempre di rompere. Quanti siamo? Non è un giudizio, non è una critica, attenzione, voglio andare un pochino a fondo. Perché le persone non vanno a messa? Vabbè, fanno peccato mortale, se devono confessare non possono fare la comunione, questo spero lo sappiamo tutti quanti, il catechismo, no? Ma perché è una cosa grave, per esempio, non andare a messa? Cosa dice il fatto di non andare a messa? Una cosa molto semplice. Signore, ti voglio tanto bene, ma io dalla messa non c'ho bisogno, non ce l'ho, perché se ci avessi bisogno saprei. C'è un problema, non è un problema di voler disobbedire a Dio, dice allora, tu mi stai antipatico, no? Ti voglio fare rispetto, non ce vado a messa. No, non importa niente, non ho bisogno di questa cosa. Perché la gente non prega poco? Chi è che prega tanto? Non alziamo le mani, ce lo chiediamo in coscienza, no? Chi è che prega perché sente di avere bisogno di pregare, non può stare senza? Hai visto che belle parole che ho detto recentemente, anche bellissime, andate a leggere anche il Papa sulla importanza della preghiera, sul respiro del cuore, sul bisogno che noi abbiamo, cioè la preghiera non è un dovere, è l'espressione di un bisogno, perché se io non prego le grazie del Signore non mi vengono, se non mi vengono le grazie del Signore sapete che succede? Che la vita è brutta, la vita va male. Sapete quanta gente viene da noi, uomini, preti, a dire, poveri, ti fanno tanta pena, no? Ti raccontano delle vite che chi ce l'ha i capelli, se metterete le mani nei capelli, direbbe che te devo dire, figlio mio, figlia mia, sto tanto vicino, mi dispiace tanto. Ma se tu vivi una vita lontana dal nostro Signore, sai che cosa raccogli? Morte. Cioè non è che se noi stiamo vicino al nostro Signore gli facciamo un piacere, capite? Cioè, e che cosa vuol dire non sentire il bisogno di Dio? Che peccato è? È un peccato gravissimo, è il peccato di superbia. Perché non montassi in superbia? Perché il Signore ha mandato a San Francesco e a San Paolo questa tentazione? Perché tu hai ricevuto tutte quante queste grazie, perché io sono buono e te l'ho potuto dare, ma tu cerca di rimanere sempre unito a me, se no le grazie le perderai tutti e diventerai peggiore del peggiore dei criminali. Questo te lo devi ricordare. Una persona che pensa di poter fare a meno di Dio è sciocca, è superba. Questo è il vizio capitale della superbia. Abbiamo mai fatto noi un esame di coscienza sulla superbia? Cioè, io non ho bisogno di nessuno, io non... Allora, chi attesta al Signore il proprio bisogno di Lui, chi prega, chi ne avverte l'esigenza, lo fa contento il nostro Signore. Perché? Perché gli consente di darci tutte le grazie che sono a noi necessarie. Ma se io non me lo filo proprio, nostro Signore, non ci parlo, è morto in croce per fare la messa e ce l'ha, non dico manco un Padre Nostro per averci almeno un minimo stretto indispensabile di grazie, io rimango volontariamente solo, estrometto Lui dalla mia vita. Questo vuol dire, e ne fanno esperienza tutti quanti, guarda, io non ho conosciuto una persona sola, se ne conoscete qualcuna, non ho conosciuto una persona sola che
che abbia vissuto lontano da Dio e che mi sembra della comunità, dice, allora vi è un po' qua, tu hai rinunciato a tante cose, infatti, però tu sei uno stupido, te lo racconto io come è bella la vita, io ancora devo trovarne uno, se ne conoscete uno andate, d'accordo, che parliamo un pochino, ne devo trovare ancora uno. La vita lontano da Dio, l'inferno che comincia qui, e lasciate perdere, ma come l'inferno, ma quello c'è un sacco di soldi, quello lì sta sempre contento, sta sempre allegro, non si avvia nessuno, gli va tutto bene. Non è così. Io vorrei che fossero tutti quanti preti, capite? Che quando poi una persona si siede e ti racconta la verità, tu vedi che dice, dietro quella facciata non solo che c'è il nulla, c'è l'inferno vivente, operante. Capite? Allora, perché uno dice, ma dice, profeta, è arrivato quello che mi parla a nome di Dio, ma chi ti conosce a te? Non te voglio sentire, la prima lettura. Oppure, come dicevo ieri sera, il Vangelo dei pregiudizi, e scherzavo anche parlando, voi sapete che come ogni estate il vescovo annuncia i cambi di parrocchia, la cambia al parco, prima ancora che è arrivato il parroco, c'è stata vita, morte e miracoli, nel bene o nel male. Il suo braccio arriva, manca apre bocca, già c'ha gli denti kit. Ti assicuro che quando ci stanno certi denti kit, se tu arrivi mascherato dal nostro Signore Gesù Cristo e risusciti morti, i denti kit rimane invariato, capite? Come quelli che dicevano a Gesù, questo è il figlio del falegname, ma che bambino raccontare? Ma aspetta un attimo, quello sì è vero che ha fatto il falegname, ma state attento. Io dicevo ieri sera, ma voi rendete conto, gli abitanti di Nazaret quando sono nati sono morti, no? Poi nel frattempo Gesù Cristo era morto, risorto, è sceso al cielo. Questi morono, arrivano al cielo, c'è il nostro Signore, c'è il nostro Signore, c'è poi gli occhi pieni di misericordia e di bontà, dice, com'era questa storia? Era un figlio del falegname. Ma perché ci siete messo seduto a pensarci 5 minuti? Per pensarci 5 minuti prima di una cosa del genere, no? Prova un attimo prima di sparare sentenze come noi facciamo, sparare giudizi, oggi tutti coloro. Il parroco non sa far parroco, il vescovo non sa far vescovo, il papa non sa far papa, il capo del governo non sa far capo del governo, dappertutto. Prima di sparare giudizi, mettete seduto 5 minuti, state quieto, state tranquillo, state tranquillo. Prova un attimo una volta tanto, capite, a formulare, sapete, il pensiero magico, esiste il pensiero magico, ma non è che tante volte mi sono sbagliato, forse, dico, non dico, forse, non si sbaglia tanto il Padre Eterno. Se uno pensa che si sbaglia mai, è superbo. Se non si sbaglia, è soltanto Padre Eterno. Noi dovremmo sempre rimanere calmi, cauti, tranquilli. Essere umili è una cosa molto molto bella, perché non è altro che essere noi stessi. Noi siamo tutti quanti dei poveretti, molto limitati. E appena ci allontaniamo un pochino dal nostro Signore, la vita va a schifio. Capite? Sempre va a schifio. Capite? Questo è il messaggio di oggi. Chiediamo veramente al Signore, perché le persone umili, oltre che essere molto intelligenti, perché si mettono nella verità, sono anche abbastanza simpatiche. Sono simpatiche oltre che a Dio, che così può fare tutti i regali che vuole, sono simpatiche anche al prossimo, capite? Perché non hanno quella spocchia, quell'arroganza che si pensano, hai visto che si pensano che ho Padre Eterno in terra, che so tutto io, che so solo io, sono antipatici pure, no? Ma sono delle cose proprio, è una cosa insensata, shock. Chiediamo all'umilissima, la più grande di tutti, che era Madonna, la più umile di tutti, quella che sentiva l'ultima di tutti, la più piccola di tutti, e tante grazie ricevute con la Madonna, guardate che le grazie della Madonna si possono contare, per quanto umile e piccola si sentiva. Ogni volta che noi pensiamo di fare di testa nostra, di fare da soli, o senza il Padre Eterno, Dio non ci forza, rispetta la nostra libertà e soffrendo assiste alla devastazione delle nostre vite che noi causiamo. Poi noi le causiamo e appena causate ce la prendiamo con Padre Eterno, che non esiste, perché mi ha fatto succedere questo e quell'altro, non ha fatto niente. Capito? Ma le cose non stanno così, stanno colà. E speriamo che il Signore presto a tutti ce ne renda intimamente e interiormente verso essi. Siamo dati Gesù e Maria.